Presidente, io con questo intervento vorrei innanzitutto ringraziare gli illustri ospiti che sono qui quest'oggi per la seconda volta in quest'aula, che porteranno quindi una testimonianza veramente importante di quelle che sono state le esperienze vissute nel corso di questi anni sul tema della sicurezza stradale. Quindi rinnovo questo incontro, il ringraziamento quindi per questo incontro importante per sensibilizzare su temi che diciamo, nel corso degli anni forse sono stati trattati non con la dovuta attenzione. Vorrei poi ricordare l'impegno che questa amministrazione sta portando avanti su queste tematiche, ricordando appunto il lavoro che sta conducendo la consulta sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. Una consulta che sta lavorando a pieno ritmo e che sta mettendo quindi a rapporto, a sistema, tutte le competenze di soggetti diversi, da professori universitari, da tecnici, da istituzioni. Questo è un metodo di lavoro che parte quindi dal basso e che arriverà a confezionare una serie di proposte che verranno poi sottoposte all'amministrazione capitolina per la realizzazione quindi di tutte queste azioni e iniziative che emergeranno da questa consulta. Il lavoro quindi della consulta è un lavoro, come dire, mai visto prima in una città come Roma, un lavoro in cui persone, tecnici, esperti si stanno mettendo a disposizione di questa amministrazione, ma poi di fondo di tutta la città, per combattere quindi il problema delle morti su strada, degli incidenti su strada. So che questa consulta, io ho preso parte a più riunioni, anche se come dire, per poco tempo, perché volevo vedere con i miei occhi quello che stava succedendo. Abbiamo 5 gruppi di lavoro in consulta, un lavoro che riguarda la cultura, dunque l'educazione alla sicurezza stradale, che deve partire evidentemente già dalle scuole. Abbiamo un secondo gruppo che si occupa di infrastrutture, quindi di riorganizzazione della carreggiata, di pedonalità e di ciclabilità. Abbiamo un terzo gruppo che si occupa di governo del traffico e di regolazione della velocità. Abbiamo un quarto gruppo che si occupa delle utenze vulnerabili, anche questo aspetto molto molto importante per questa amministrazione, che riguarda protezione, quindi inclusività e accessibilità. E abbiamo un quinto gruppo che si occupa di mobilità sostenibile, trasporto collettivo e sistemi alternativi di mobilità. Ecco, abbiamo questi gruppi quindi che sono al lavoro incessantemente e io voglio ringraziarli tutti pubblicamente. È un lavoro importante, un lavoro quindi che dimostra come mettendo a sistema forze anche diverse, anche a volte contrapposte, si possa arrivare alla formulazione di un programma serio e coerente che risponda effettivamente a quelle che sono le esigenze della città. Quindi rinnovo questo ringraziamento, ringrazio gli ospiti qui presenti ancora una volta e lascio la parola alle diverse testimonianze. Grazie a tutti.